Oltre ad essere una sfida tra squadre dello stesso territorio, quella che va in scena al Nicola Galante di Casalbordino mette di fronte due società accomunate dallo stesso destino, almeno per quel che riguarda le ultime annate calcistiche. I padroni di casa del Città di Casalbordino, rinfrancati dal corroborante successo esterno in quel di Capistrello, ospitano infatti la Virtus Cupello, neopromossa in eccellenza insieme ai giallorossi del patron Santoro, ed entrambe reduci dalla precedente retrocessione dal torneo appena riconquistato e che nessuna delle due vuole abbandonare nuovamente. I rossoblu cupellesi, affidati alle cure tecniche di Mr. Zeitulaev, sono anch'essi reduci da un successo, quello tra le mura domestiche con l'ostica folgore Delfino Curi Pescara, e vogliono fare risultato per mantenere il vantaggio in classifica sulla truppa di Mr. Borrelli, puntellando l'attuale posizione di classifica ai margini della temibile griglia play-out. Si percepisce sin dalle battute primordiali della contesa che l'approccio della squadra di casa è piuttosto guardingo e scarsamente propositivo. Di ben altro tenore l'avvio della compagine rossoblu e in particolare dell'attivissimo Irace, che in tre occasioni consecutive mette a repentaglio le coronarie di Opara e compagni, i quali riescono in qualche modo a scamparla. La prima presenza significativa dei giallorossi in zona d'attacco si riscontra al minuto 22, quando l'ottimo lavoro sulla fascia di Finizio offre un succulento invito a centroarea, ma Budano e Colabella non hanno la necessaria reattività per finalizzare nel modo più ottimale. Poco altro da segnalare nel primo atto dalle parti di Dicencio, che al 35esimo rischia di complicarsi la vita da solo quando cincischia sulla sfera, ma riesce poi a rimediare in qualche modo eludendo il possibile intervento di Budano appostato alle sue spalle. La Virtus al contrario è pungente in almeno due occasioni prima dell'intervallo. Al 37esimo un rimpallo al limite d'area favorisce Colitto, che ha la possibilità di calciare da ottima posizione. La mira non è di quelle migliori e Opara tira un grosso sospiro di sollievo. L'estremo di casa rischia grosso nelle fasi di recupero del primo atto, quando la rasoiata di Stivaletta colpisce la parte esterna del legno alla sua destra. E anche al riavvio della contesa il copione rimane immutato, con gli ospiti a fare la partita e la truppa di Mr. Borrelli ripiegata timidamente nella propria metà campo. Felice prova subito a far male con una irruzione delle sue su palla inattiva. La sfera si spegne di poco sul fondo. Al 16esimo Tafili innesca Troiano, che dalla corsia mancina si accentra e dal fondo prova a colpire. Per non rischiare ulteriormente, Opara preferisce disinnescare al lato. Il primo acuto casalese del secondo atto rischia di far male. È il 24esimo quando Colabella fa partire un fendente dalla distanza che si schianta sulla trasversale del seminoperoso di Cencio, ma così come palesato nel corso del primo atto, anche stavolta le proposizioni giallorosse nella metà campo rivale non hanno un seguito apprezzabile. Diversamente può dirsi per la squadra ospite, che nelle fasi immediatamente propedeutiche alla mezz'ora mette alle corde la squadra di casa. Irace scalda i guantoni ad Opara con un destro da limite e sugli sviluppi del conseguente tiro d'angolo l'intervento aereo di Stivaletta induce l'estremo rivale ad alzare la sfera oltre i legni della sua porta. Nuovo tiro dalla bandierina e stavolta lo stesso Stivaletta interviene con un destro di prima intenzione che non lascia scampo al pur bravo portiere giallorosso. La difesa casalese rimane a guardare e per il 10 virtussino è tempo di esultare con i compagni e con i tifosi cupellesi ben rappresentati sulle gradinate del Nicola Galante. Dovidio prova a mettere il risultato in ghiacciaia, sbucando alle spalle della distratta difesa giallorossa, ma non riesce a finalizzare al meglio l'invitante spiovente dalla destra di Corrado. Finizio prova a suonare la carica ai suoi, ma senza apprezzabili riscontri. Stesso discorso poco dopo per il compagno di squadra Ajdarević nell'ultima offensiva casalese prima del rompete le righe. Di Cencio alza sopra i suoi legni per evitare problemi. Prima del triplice fischio Stivaletta prova a concedere il bis. Stavolta la ciambella non riesce col buco, ma la delusione è compensata dai tre punti che prendono la strada di Cupello. Per il Città di Casalbordino preoccupante passo all'indietro e copia sbiadita di quella sfavillante ammirata lontano dal proprio impianto di gioco. Padron Santoro, fine gara sugli spalti del Nicola Galante, a commentare questa sconfitta nella stracittadina con la Virtus Cupello, un Città di Casalbordino che possiamo definire come una moderna Penelope, perché tesse un'ottima tela in trasferta, però in casa viene disfatta questa tela inspiegabilmente. Hai centrato appieno
l'argomento. E sì, effettivamente i numeri adesso cominciano ad essere significativi. In trasferta abbiamo fatto 3 gare, 7 punti, in casa 4, un punto solo, quindi qualche problema c'è, sicuramente ci dovremmo lavorare sopra. Lei un'idea se l'è fatta? Ma oggi davvero ha funzionato veramente poco, quindi diciamo che abbiamo sbagliato un po' tutti, a partire da me fino ad arrivare all'ultimo dei magazzinieri, quindi ci sono da rivedere parecchie situazioni. Certo, il nostro obiettivo è conclamato, è quello di una salvezza col coltello tra i denti, però oggi forse è mancato il coltello ed è mancata anche quella sagacia per ottenere punti che possano esserci utili da qui alla fine del campionato. È preoccupato per il prosieguo? Beh, io sì, sono preoccupato, ma fin dall'inizio, perché ovviamente finché non arriviamo a 44 punti continuerò ad esserlo. E giustamente la squadra è giovane e ci si aspetta sempre un passettino in avanti ogni settimana. Oggi purtroppo ne abbiamo fatto 2 indietro. La Virtus Cupello ha giocato la sua onesta gara, sin dall'inizio si è dimostrata più propositiva della sua squadra. Ma assolutamente sì, ha vinto parecchi duelli a centrocampo, dietro ci hanno messo tanto del loro per mantenere un attimino intatta l'imbattibilità, e davanti, pur non avendo il centravanti, hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni che gli sono arrivate. Il DS era perplesso in chiave mercato già da qualche settimana sul fatto che lì in avanti mancasse ancora qualcosa. Adesso il mercato è chiuso, però penso che voi già vi stiate muovendo e osservando all'intorno. Ma sicuramente fino al 1° dicembre la squadra è questa qui, quindi non possiamo stare ad aspettare chimere. Ma il problema oggi penso che non sia stato solo là davanti, anzi forse là davanti sono stati problemi minori. Per concludere, così magari la faccio un po' sorridere, oggi una tribuna diciamo piena di tifosi, anche una discreta rappresentanza cupellese con le due tifoserie molto corrette. Sì, devo ringraziare tutti, devo ringraziare i nostri tifosi e i tifosi anche del Cupello, che hanno capito che oggi era la giornata di festa, la giornata giallorossa, con anche una parte, il surplus del ricavato destinato ad un progetto benefico. Non sto qui a fare reclam sull'aspetto sociale che la nostra società rimarca, ma i 5 euro del biglietto praticamente dei soci sostenitori e i 3 euro che sono in surplus sul biglietto normale verranno devoluti completamente a questa causa. Quindi chi ha capito, e ne sono veramente tanti quelli che hanno capito, giustamente hanno partecipato. Chi non ha capito invece ovviamente si sta dilettando a scrivere post su Facebook o a dire altre stupidaggini. Amministratore delegato Giuseppe Vaccaro, ovviamente deluso per questo risultato, tra l'altro diciamo la tifoseria, la società stessa ci tenevano a vincere la prima in casa. Beh, hai detto, è giusto, ci tenevamo, ma poi sai, sono un po' amareggiato perché tu hai visto la partita, abbiamo preso la traversa e poi dopo subiamo il gol. Ovviamente primo tempo ho visto un bel Casalbordino, ci siamo arrivati, abbiamo costruito, purtroppo bisogna metterla dentro, come ti stavo dicendo, prendi la traversa, dopodiché loro la mettono dentro, ci rimane molto male, perché comunque sia è un risultato secondo me stretto, molto stretto per noi, però il Cupello sta diventando il nostro, ogni volta con il Cupello non riusciamo mai a sfadarla, evidentemente sono sempre più forti loro, che dobbiamo fare? L'ho detto all'inizio campionato, Cupello è una bella squadra, complimenti a loro perché comunque sono stati bravi a finalizzare e noi dobbiamo cercare di migliorarci, su questo sicuramente dobbiamo dare continuità a quello che sono i risultati, però ripeto, sono amareggiato perché per me la sconfitta oggi non la meritavamo affatto. Mister Zeitulaev, contrariamente al Casalbordino, lei oggi sorride per questa importante vittoria?
Sì, il calcio è questo, ci tenevamo molto a questa partita perché per noi era molto importante e come ho detto anche prima sono contentissimo per Cristian Stivaletta per il gol pesante che ha fatto, ma ovviamente il merito di tutta la squadra perché abbiamo avuto questo filone di partite, eravamo un po' stanchi ultimamente, però ripeto, c'ho uno staff tecnico molto, molto valido e in veste di Nicola Fiore anche che mi sta dando questi consigli di ruotare oppure anche tecnico-tattici, siamo riusciti a battere Casalbordino, che però complimenti anche a loro perché è stata una bellissima partita. Tre punti che fanno morale. Fanno morale, ma soprattutto diciamo, diamo la continuità ai risultati perché per noi era importante. Noi fino ad oggi non abbiamo vinto una partita fuori casa e vincere un derby diciamo, fa morale. E poi dopo è arrivata anche nel secondo tempo attraverso la prestazione. Il primo tempo abbiamo leggermente saputo soffrire, però poi nel secondo tempo siamo usciti fuori ed è stata una bella partita.